Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Pronti con la nostra squadra, non c'è Max Cocchi impegnato per lavoro in Austria, ma c'è Luigi Balduini. Eccomi e c'è qua. La splendida Laura che tornerà a trovarci, un piacere averti di nuovo con noi, bentornata. Grazie. Pronta a leggere i vostri messaggi, tanto siamo in diretta alle 17.30, poi volendo c'è la replica delle, beh, diciamo delle 23.15 dopo il pallone nel 7 come tradizione, e però noi in prima battuta siamo in diretta e poi logicamente grande diffusione sui social, quindi scatenatevi con i vostri messaggi. Da dove partiamo? Una Virtus che vince, una Fortitudo che vince, scegli tu, cosa preferisci? Così partiamo, perché sennò dicono sempre è virtusino, parte sempre dalla Virtus. Vai, no, tu. Partiamo dalla Fortitudo, anche perché con l'ospite che avremo fra poco parleremo molto, io penso, di Virtus e di Milano, che sono i temi caldi che affrontiamo. Diciamo già chi è? È Bogdan Tanjevic, che voglio dire, è come, non vorrei che si offendesse, però un po' lo Zeman, il Sacchi del calcio traspositato nella pallacanestro. È stato l'inventore di grandi giocatori. Io vorrei parlargli tanto di Fucsica anche. Ah beh, non c'è mica fatica. Ha creato un talento, quella Trieste con Bodiroga, che adesso diventa il numero uno di Eurolega. E lui lo prese a 19 anni come playmaker. Poi Fucsica, Cantarello, ha annunciato dei giocatori incredibili, poi insomma allenatore della nazionale, campione d'Europa nel 1999. Comunque con lui parleremo ampiamente sicuramente di Eurolega, di Virtus e di Milano. Parlando della Fortitudo, io penso che dirò una cosa che di solito dico: l'hanno utilizzato troppo poco. Questa volta forse è stato sovrautilizzato a Radori, perché in effetti un po' era un po' più sgonfio nel secondo tempo, ma aveva pochi allenamenti nelle gambe, però ha fatto lo stesso una partita sontuosa, perché mi sembra abbia chiuso con 18 punti, un'ottima partita. Il bello, la buona notizia di questa Fortitudo è Fantinelli, che in tripla doppia ha fatto la partita, una delle migliori partite forse della sua carriera. Difatti in diversi quotidiani gli danno 8 o 9 in pagella. Uno che è riuscito addirittura per il mismatch che aveva con l'altro play, con il play di Ravenna, a giocarsela alla grande, a 10 assist, 13 punti, 13 rimbalzi, insomma una partita davvero sontuosa. Tripla doppia per Fantinelli. Invece non pervenuto, ahimè, è già la terza partita per Thornton. Praticamente è una Fortitudo che in questo momento gioca senza due stranieri. Nelle ultime partite, uno perché è infortunato, l'altro perché non trova la quadra, ma ha un grande talento Thornton. Viene anche da una buona stagione. Ottimo giocatore, purtroppo. Cosa ti ha detto a Radori? No, lui dice che ha un grande talento, ecco. Thornton, sì, a lui piace moltissimo, è un giocatore che dà molta mobilità e dinamicità alla squadra, però in effetti le ultime tre partite sono state un po' buche, però ci sta nella stagione di un giocatore che magari si spera risorgerà quando deve risorgere, no? Molto bravo anche Barbante ieri. Non solo ieri, No, questo è un giocatore secondo me con delle qualità, poi logicamente siamo in A2, non è che per forza uno deve essere bravo in A2 e diventa uno d'Eurolega, però è uno che ti dà sempre qualcosa. Francamente è un bel acquisto, me l'avevano definito quest'estate, ne parlai con un allenatore abbastanza quotato, mi disse: guarda, è un 2-13 che sta sempre lontano dal canestro, non sposta mai. A posteriori devo dire che è uno che in realtà si muove tanto e fa buone cose. A me non dispiace affatto. A me piace molto, anche a me. È vero che se giocasse in un'altra categoria magari avrebbe difficoltà, ma per la Lega 2 secondo me è un ottimo giocatore per questa Fortitudo. Voglio dire. Poi ripeto, come ti dicevo, Fantinelli che prende fiducia, è già la seconda partita in fila. È uno che ha rischiato, ricordiamoci, di terminare la carriera, Fantinelli. Fantinelli. Lo vogliamo dire adesso a posteriori? Sì, sì.
tu ne parlavi bene l'anno scorso, hai fatto capire delle cose. Mm-hmm. Cioè, vi era un'infezione post-operazione, esatto. Questo lo possiamo oggi dire con chiarezza? Esatto. Cioè, se non fosse stata curata quell'infezione a dovere, ma mi dicono... Diciamo che io, e non me ne voglia il Fante, però... Io, sentendo i pareri di medici, mi dicevano, boh, non sembra, tutto sembra riuscito bene, tutto a posto, però lui aveva questo fastidio. Cioè, tu hai pensato, e non solo tu, che fosse un drammatizzare da parte di Fantinelli. Anche. Ok. Anche perché Fantinelli è a volte insicuro, è un giocatore, è un ottimo giocatore, con un livello tecnico super, altezza, tutto. Il problema è che a volte non crede in se stesso quanto credono in lui gli altri, i suoi compagni di squadra o addirittura l'allenatore. È un giocatore che però per la categoria è un americano, come dice Valli, Fantinelli e Radori sono i due americani, certo, di questa fortitudine. Poi se gli americani giocano così, uno sta fuori, l'altro gioca male, sì, gli americani diventano questi per forza. Fantinelli, acquistando fiducia, secondo me era venuto da una partita, tre o quattro partite fa, mi sembra da 4 punti, sì, la peggior partita, lui diceva, della sua carriera, era rattristato in un modo incredibile. Poi invece un po' i compagni di squadra motivarlo, perché hai bisogno di uno come Fantinelli, perché Panni è bravo, però... hai bisogno di un giocatore come Fantinelli, assolutamente. Guarda, e ieri è stata... Io l'ho molto difeso l'anno scorso, perché tu hai avuto le informazioni di medici, ma adesso è brutto dirlo, cane non mangia cane. Esatto. A posteriori, i dolori che lamentava Fantinelli erano tutti motivati. Assolutamente. C'è anche chi mi ha detto che se non fosse stata curata a dovere l'infezione... Diventava cronico il problema. E non solo, forse anche oltre. Aveva rischiato veramente tantissimo per la sua salute, non solo di smettere di giocare a basket, ma anche tantissimo per la sua salute. Allora, c'è un messaggio atipico, lo faccio leggere a te, poi se tu sai qualcosa in più puoi rispondere anche tu, Laura. Allora, complimenti a tutti per la trasmissione. Mitico Luigi, possibile averti visto più volte in un bar in Via Righi? Sì, possibilissimo. Abita lì. Abito, esatto, lì vicino. Lui frequenta solo bar praticamente. Certo. Perché, ma non da bevitore, lui ha la peculiarità. Non so, il anche caffè. Ti ha portato anche a te a prendere il famoso caffè di Balduini? No, non mi piace il caffè. Ah, perché lui è clamoroso. No, però ci siamo fermati a bere qualcosa lì sotto casa mia. Lì sotto casa tua? Sì, certo. Perché Luigi tutte le volte fa, devo prendere un caffè con Paolina Franceschina, perché lui fa questi casting meravigliosi. Anche con Pietro Radori. Lo so. O con Fantinelli. Quindi magari io ho scoperto che Balduini per me a fine giornata tira dei cazzotti alla gente, perché viaggia a 15 caffè al giorno, hai capito? Mi leggo il giornale perché mi trattano bene, vado sempre lì, mi portano il mio giornale, mi portano il mio caffè all'americana. E quindi trovate Balduini in via Augusto Righi, dove abita, e quindi non sbaglia mai. Tu non bevi caffè? No. Brava, neanch'io, mai bevuto caffè in vita mia. Neanch'io. Sono ridotto già così. Ma non di è vero. Tutto. La gente è allibita, cioè dice, com'è possibile? A me, francamente, tutti mi hanno detto, ma sapendo la mia vita da nottambolo, come ma fai è possibile che tu non ti droghi e non bevi caffè? Esatto. Non ho mai fatto nessuna delle due cose. Bravo. Cosa devo fare? So che non va di moda, so che nello spettacolo tutti hanno altre idee, ma io ho sempre messo davanti a tutto la qualità della mia vita e lo suggerisco a tutti gli ascoltatori. Sappiate che la droga fa male, ecco. Il caffè è un'altra cosa, la droga è un altro discorso ed evitatela in tutto e per tutto. Allora, un flash velocissimo sulla Virtus, tuo lo proponiamo, grande vittoria con Varese. Grande vittoria, Teodosic, non ne parliamo neanche, forse con la rabbia che aveva in corpo per essere dovuto stare fuori, squalificato in Eurolega, ha fatto un partitone, se lui vuole può, ok? Sì. C'è chi può e chi non può, lui può. Ma l'ha fatto anche Bellinelli e c'è un messaggio al riguardo che andiamo subito a leggere, prego. Bellinelli può fare in Eurolega quello che fa in campionato? Fa molta fatica, però... può. In difesa? Durissima. Ma no, in difesa, allora, sono giocatori, anche Teodosic, che non difendono, però hanno tanto talento in attacco che se la squadra si mette ad aiutarli, fanno la differenza. Teodosic non è neanche lui un difensore, però è un grande giocatore. Ne parliamo tra poco con Tanevic, che ci può dare le indicazioni giuste. Allora, qualche consiglio dalla regia, poi quando torniamo pronti per chiacchierare con il mitico Boscia. A tra poco. We'll be right back.
Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. L'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Dixit 611, eventi, serate musicali e feste. Dixit 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Di nuovo in studio con Sport Club, pronti per collegarci con un simbolo della pallacanestro italiana ed europea, il grande allenatore Boša Tanjević. Buonasera Boša. Buonasera a voi. Un piacere ritrovarti per chiacchierare di basket. Allora, siamo già partiti con le domande, ne ho posto una a Luigi, tu ci aiuti a sciogliere ogni dubbio. Si parlava di Belinelli, che ha fatto un partitone ieri con Varese, ma Belinelli può fare le cose che fa in Italia anche in Eurolega? Ma è difficile da dire. Dipende di stato della forma fisica, innanzitutto lui ha ormai accumulato un po' di anni, dell'86, dunque ormai 36 anni,
Ma la Eurolega è straimpegnativa. Questi sono i ritmi, la intensità del gioco enorme, e allora bisogna non solo fare aspettarsi di un giocatore di segnare col talento che lui possiede, ma anche di svolgere tutto quel lavoretto e come in difesa. I ritmi sono veramente molto alti e la intensità del gioco è super. Generalmente mi piace Eurolega da guardare. Ah, ci credo. Io preferisco l'Eurolega all'NBA, quindi poi i playoff NBA sono l'apoteosi, ma l'Eurolega è bellissima in ogni singola partita. E quindi ti dicevo, Scariolo praticamente, a parte l'ultima partita che aveva molti assenti, Bellinelli non gli fa nemmeno vedere il campo. Tu lo manderesti in campo? Non so, dovrei essere da quel posto dove sono io, non potrei neanche con questi nuovi telefoni comandare, eccetera. Non so, Scariolo sa meglio, lui è dentro ogni giorno con la squadra in allenamento, nelle partite che giochi. La squadra è piena di buoni giocatori, eccellenti giocatori, e allora come dividere il tempo in campo non è una cosa facile. Spesso le squadre strapiene di giocatori, allenatori, addirittura un po' gli piace vedere qualcuno assente, così possono sbagliare meno chi gioca e chi non gioca. Veramente le squadre sono strapiene di giocatori di alto livello, incluso anche Segafredo. Ok, scelta quindi difficile, ma è legittimo. Poi magari dimmi pure. Cosa dicevi? Comunque, ok, vedi tu quella domanda, Luigi. Allora, quello, abbiamo parlato di Bellinelli. Allora, già Bellinelli è difficile magari perché è un giocatore che ha grande talento, ma un grande talento offensivo più che altro, e quando si trova comunque le difese di Eurolega fatica un po' di più. Già fatica anche Teodosic, che è un giocatore prettamente offensivo, anche lui poco difensore, però Teodosic ha un talento nel costruire il gioco della squadra che è sicuramente impareggiabile. Tu cosa ne pensi? Lui si salva spesso con queste straordinarie, non so, invenzioni, passaggi strani, si guadagna il rispetto e ammirazione del pubblico, eccetera. Ma anche lui è già ormai una età, lui è dell'87, sono praticamente coetanei, e come dicevo prima, la richiesta per i giocatori è di sforzarsi in difesa al massimo, allo spasmo, a giocare 110%, eppure essere capaci poi dopo produrre in attacco quando si è in possesso della palla il livello del proprio talento. Non è una cosa facile. E non è facile, scusa, quindi ancora meno facile farli giocare assieme, tu pensi? Sia Bellinelli che Teodosic in campo? Ma lui combina bene i quintetti, Scariolo è un maestro di conduzione delle gare, eccetera. Lui combina. Noi allenatori, se mi manca un giocatore, non metto mai due giocatori scarsi in difesa. Succede, ma è da evitare. Dunque, uno in qualche modo possiamo anche cercare di nascondere, quello che non ha le energie, non ha le gambe, non ha forma, eccetera, cerchiamo di qualche parte, in qualche modo, nasconderlo. Ma due in quintetto, nelle partite di questo tipo di basket, che è straordinario per me, è difficile da nascondere. Perciò si combina sempre così, che uno in campo, altro in panchina, eccetera, di avere almeno quattro giocatori che sono mostri di energie e di difesa. A proposito di allenatori, Messina sta facendo una fatica terribile in Eurolega, non dimentichiamoci che gli infortuni hanno sicuramente la loro incidenza. Io però ho la sensazione che Messina comunichi tantissima tensione in questo momento senza ottenere risultati. Questo è il suo modo.
Io sono uno che ero sempre positivo con i giocatori, con tutto quello che mi vedevate, non so urlare, ma urlavo così, per dire. E gli davo la fiducia, grossa fiducia a loro, non gli tagliavo le ali, neanche, non so, diritto di esagerare ogni tanto con le prove del talento in attacco, ma è, non so, i giocatori, allenatori dopo la mia generazione hanno tutti imparato di entrare in campo con la faccia già scacciato, come se fosse scontato che la squadra non giocherà bene. Au! Au! Io sono sempre col sorriso. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. E allora non tutti i giocatori sopportano facilmente questa continua, non so, minaccia di non accontentare il proprio allenatore, eccetera. Allora neanche producono il livello del proprio talento. Spesso succede questo. Ma se tu fossi presidente, se tu fossi presidente di una squadra di basket, prenderesti Messina o Scariolo ad allenare? Ma in questo momento, sinceramente, Scariolo, in questo, a parte questo capolavoro che ha fatto Scariolo con la nazionale spagnola, che è una cosa rara che si possa vedere, introducendo non so quanti, 7-8 giocatori nuovi che non hanno giocato precedenti competizioni, e ottenere un risultato del genere è un miracolo, ma sono abbastanza simili loro due, forse ha la faccia più sorridente Scariolo, ma sono simili e sono alla stessa scuola, Sì, anche perché meno sorridente di Messina in questo momento, ricordo Klaus Kinski e Boris Karloff, più o meno. A te, ma, Luis. Ma anche la situazione non è da ridere. È molto. Vero. Posso capire. È vero. Luigi. Beh, sai, guarda, a me raccontarono giocatori, posso dirlo adesso perché sono passati 10 anni, no? Giocatori che hanno giocato con Messina, proprio mi hanno detto, guarda, Ettore Messina è un grande allenatore, preciso, ma ti mette una tensione, una pressione tale che il secondo anno devi andare anche in terapia per poter giocare per Ettore Messina, perché qualsiasi cosa, ma ce lo disse anche nell'ambiente Smodis, nell'ambiente del Cesca. Nell'ambiente del Cesca, che era un po' un ambiente tutto messiniano, no? Molto drammatico, qualsiasi, una sconfitta era un dramma quasi nazionale. E quindi probabilmente la scuola anche a Mosca forse ha irrigidito ancora di più Messina, che io vedo ancora più serioso e drammatico di 20 anni fa forse. Ma sta invecchiando un pochettino, eh? Ne ha fatti delle stagioni, e come, anche a modo perfetto e con grandi successi, eccetera. Si invecchia, eccetto sottoscritto, io non ho mai, non sono neanche adesso vecchio, io mi considero 35. Giusto, a proposito di giovani, vorrei ricordare che Tanjevic nel 1992 si prese il coraggio, quando c'erano due stranieri e basta, di lanciare un certo Dejan Bodiroga, classe 73, aveva 19 anni. Che effetto fa vederlo adesso a capo dell'Eurolega? Ma è come figliolo, ecco, vedere il proprio figlio di aver fatto carriera, e abbiamo un buon rapporto, abbiamo un eccellente rapporto. Questo, torniamo al fatto di questo quando si facevano ancora grandi risultati. Le squadre italiane, nei anni in cui standard erano due stranieri, anni indietro, vincevano le coppe europee, tante. Varese, forse la miglior squadra italiana di tutti i tempi con noi. 10 volte finalista di Coppa Campioni, poi Cantù, grandissime 2-3 titoli europei, non mi ricordo neanche, poi Milano,
dal momento in cui Meneghin si è spostato a Milano e con Dan Peterson, grande, poi anche Bologna, anche i tempi di Messina quando appena cominciava. Ma erano nei tempi in cui standard erano due stranieri. E con chi si vinceva questo? Con i giocatori italiani. Loro facevano differenza, non stranieri. Tutti hanno due stranieri. Bodiroga era talmente forte che un suo giocatore, mio caro amico Marco Pilat, mi raccontò un aneddoto, che una volta Lokar si lamentò con Tanjević perché faceva giocare Bodiroga, e Tanjević gli disse: fate uno contro uno, se batti Bodiroga giochi tu. Insomma, alla fine questo faceva sempre canestro e Tanjević gli rideva in faccia e dicevi: visto perché gioca Bodiroga, è vero o no? Ma non mi ricordo di questo fatto, comunque io non davo proprio occasione ai picci di rimproverarmi qualcosa, non avevano proprio diritti. Marco era uno così simpaticone, con la faccia tosta, e mi piaceva molto, ma non era paragonabile con Bodiroga. Bodiroga era praticamente, ha fatto la miglior stagione della sua vita, proprio prima stagione a 19 anni, quando è stradominato il campionato italiano. Nessuna altra stagione hanno giocato così bene, e giocando in ruolo di playmaker, ma playmaker. E dopo lo hanno spostato i miei colleghi Obradovic, sempre più lato, poi alla fine anche col culo al canestro a giocare 4, perché lì brillava, ma io mi vergognavo di un talento così sprecare sotto canestro, che faccia, non so, 7 filtri e segna, ecco. Lo immaginavo sempre Magic Johnson. È vero, poi andava di moda quel tempo con Kukoc, poi Bodiroga, in fortitudo provarono con Dalla Mora, per dirne una, di prendere fondamentalmente fisici da tre e farli giocare da uno, dico bene? Così, non è una cosa molto complicata da intendere, perché quando sei 2,4 metri vedi meglio il campo. Diceva il mio carissimo amico Peter Scanzi, una volta scherzato con Barbiero, che era piccolo, il suo playmaker a Venezia, si è appoggiato con il ginocchio alla terra e dice: cosa cazzo vedo io da questa altezza, non vedo niente. Con Loris Barbiero, me lo ricordo. Ma Scanzi era uno grande, Scanzi aveva le battute che sono fantastiche, e mi manca tanto. Sì, guarda, sì. E allora io pensavo anche spesso, tutto quello che si gioca, se un giocatore va a usare pick and roll con la palla, che i playmaker eccetera, allora quell'angolo dove rimane la difesa scoperta, la vede e la passa molto meglio, ma generalmente si vede il gioco da un'altezza più alta meglio. E poi si ha anche un altro giocatore che possa fare. Fai conto che Bodiroga in una partita che era decisiva per la posizione quarta contro Reggio Calabria, penso, forte Reggio Calabria del mio collega Charlie, ha fatto 51 punti, 14 rimbalzi, e per giocare c'era quel grande Young, quel grande attaccante con loro, era una partita straordinaria. Allora ecco dove si trova ancora un ragione per avere un playmaker più alto. Se è possibile, deve capire il gioco, deve sapere, deve poter comandare, deve avere una tecnica completa e talento di comandare. È vero. Luigi? Guarda, un'altra tua creatura, ne parlavamo prima, è stato Fučka, no? Gregor Fučka. E quanto era importante lavorare sull'aspetto motivazionale e quanto invece sull'aspetto tecnico con un giocatore come Gregor? Ma devo dire che anche Gregor, come Dejan, quando è venuto a casa mia, nella mia famiglia di Stefanel, perché noi eravamo come la famiglia, aveva già una tecnica straordinaria per un giocatore di 2,15 metri. Motivazione,
lui è combattente, lui è, questo gli allenatori non possono proprio incorporare i propri giocatori, per questo gli scegliamo anche, no, a base di diversi elementi, ma anche una cosa straimportante, doti caratteriali, o meglio dire, è competitore o non è competitore, perché c'è gente che entra in campo e corre avanti e dietro, non combatte per ogni pallone, non prevede errore di avversario, no? Non si butta per pallone, si arrende facilmente, o meglio dire, a un primo disagio di meno 7, meno 10, già cede, ecco. Lui era uno di questi che non cedeva, che era facile da riconoscere talento. A proposito di talento, Gianmarco Pozzecco, allenatore della nazionale, ha battuto la Serbia, ha sfiorato la vittoria con la Francia, due liberi sciupati da Simone Fontecchio. Ricordo ancora quando tu non lo convocasti, lui vinse un derby e si spense il sigaro sotto i piedi. In che rapporto sei col Poz? Dai, torniamo indietro di 20 anni. Noi siamo in un rapporto familiare, io con suo babbo, con la sua mamma, ma con babbo di più, mi vedo spesso, e con lui altrettanto, come se fossimo la famiglia, perché io, sai, non ho estromesso dalla nazionale per mancanza di talento o di carattere, che mi piaceva questo carattere di uno che ha coraggio e che ci crede e che si piomba, ma lui appena aveva vinto scudetto con Varese, con il naso spaccato. Io adoro questi giocatori, ma non si poteva inserire dentro, voleva essere la prima star della nazionale, no? Non sopporta di partire dalla panchina, e allora è chiaro, per me, non so, erano i giocatori prima di lui, Andrea Meneghini, questo ruolo, Basile a un diverso modo, eccetera, allora lui non sopportava questo e allora ci siamo divisi facilmente. Ma appena ho cominciato a fare allenatore, l'ho chiamato io per primo lì a Barcellona, in Sicilia. Ho detto: Poz, adesso tutto al contrario di quello che pensi di basket. E allora lui ha cominciato a ridere come cavallo, anch'io, e ci vogliamo un gran bene. Adesso ci siamo stati insieme a Milano, c'era questa manifestazione di due nazionali d'oro, e allora in questa festa c'era la presentazione di questo film di Sandro Gamba, allora lui in mezzo di preparazione tutto altro è venuto. È bravo ad allenare, perché sai, troppa gente dà dei giudizi senza avere competenza tecnica, gente che lavora alle poste, ma anche gente che fa il giornalista come me e che non sa di basket, magari potrebbe dire: ma Pozzecco non è tecnico, e questo mi sembra ridicolo, perché è come giudicare un virologo fondamentalmente. Da allenatore, come lo valuti tecnicamente e tatticamente il Poz? Io lo stimo molto. E allora non mi lasci possibilità di contrastarti. Lo giudico allenatore, è buon allenatore, poi ha questa capacità di voler bene i giocatori che li vogliono bene subito, che è una cosa molto importante, i giocatori devono giocare un pochettino anche per allenatore, non solo per la squadra, per la maglia, per la nazionale, però devono giocare anche un po' per l'allenatore, e lui ha questo talento di volersi bene con i giocatori, di non maltrattarli, eccetera. Conduzione della gara, lui è un giocatore, è molto più facile essere allenatore e condurre le partite quando sei stato giocatore di alto livello, dei miei colleghi che non hanno giocato mai a alto livello non conoscono stato del corpo, stato dell'anima di un giocatore nel momento tale, così così. Allora lui fa tutto questo bene. La nazionale ha giocato molto bene, molto bene. Devo dire che anche l'anno precedente con Sacchetti era un'annata eccellente, dalla qualificazione a Belgrado, poi comportamento e le partite giocate alle Olimpiadi, eccellente. E si è arrivato in qualche modo alla formula già con Sacchetti. Questa scelta di giocatore è stata buonissima. E tutte le due nazionali, hanno la sua di Sacchetti, hanno proprio trovato
punto debole della nazionale serba e la praticamente velocità di esterni giocatori, capacità di difendere la penetrazione e poi tenendo costretti di fare con i pivot che non sono di eccellente statura, come questi nostri, hanno trovato la formula di spesso giocare addirittura 5 sul perimetro, certo, pick and pop, eccetera, eccetera, e hanno, hanno impaurito la Serbia in questa annata, questa, perché ci sono, sai, questi sono demoni che sono all'improvviso vengono alla mente di giocatori appena rientrati con il risultato. La nazionale italiana è lì e già ho visto la paura, quella devastante, la paura che quando nasce in quei momenti distruggiva, ti distrugge la paura prima della partita, come la nazionale italiana giustamente aveva prima di giocare contro la Serbia, e è positiva. Allora i giocatori si mettono insieme, si mettono fuori insieme, si piegano giù con le gambe, giocano difesa al massimo, cioè in velocità, e crescono durante la gara. E dunque la formula, penso che la Serbia neanche l'anno prossimo, dovendo incontrare l'Italia, non avrebbe chance per questi motivi di diverso tipo di gioco e diversa impostazione della squadra. Lì sono le guardie tutti 2 metri, poi si piegano poco, non riescono a tenere 2 paleggi, non parlo di 3-4 paleggi. Allora se la partita, la squadra cede sul pallone, sul primo che penetra, allora tutte queste rotazioni che noi parliamo, rotazione, salvami Dio di rotazione, alla fine c'è qualcuno che tira da solo dall'angolo, e così è successo anche quest'anno. Dunque la formula è squadra, si è comportata bene. Grande sfortuna di non battere la Francia, giocando meglio della Francia, e possibilità di andare anche, penso, come lo ha andata la Francia in finale, avessero vinto quella. Luigi, a te, veloce. Sembra quasi compromessa la situazione delle 2 italiane in Eurolega, sia di Milano che di Bologna. Se tu dovessi scommettere su qualche possibilità per entrare nelle 8 di entrambe o di una delle 2, su chi scommetteresti? Non so, penso che in questo momento darei un pochino in più di chance a Segafredo, perché la squadra è fisicamente più potente della squadra di Milano in tutte le posizioni quasi, e questo è una cosa molto molto importante nelle battaglie che li aspettano, mi sembra la squadra più in grado a reggere questi grossi giocatori dall'altra parte. E tu pensi che ci sia ancora qualche possibilità per la Segafredo di entrare nelle 8 nei playoff di Euroleague? Ma è lunga, non bisogna arrendersi. È la stessa cosa come Milano, che ha avuto adesso questa sfortuna, tutta la linea, 7 partite, una dietro l'altra, così possono arrivare anche quelle, quando i giocatori rompono questo freno nella milza, come corridori a 40 chilometri, poi dopo cominciano a correre. Penso che possano fare altrettanto 5 consecutive, siccome è molto equilibrato tutto questo gruppo di squadre, o meglio dire tutte le squadre dell'Eurolega, si può recuperare in ultimo sprint, arrivare nei primi 8 per tutte le 2 squadre. Boscia, una sola curiosità: nella tua squadra ideale prendi come playmaker Paiolo o Mannion? Ma io sono più portato a cercare un giocatore che ha più capacità atletica, che è sempre in favore di Mannion, più tiro, che anche qui,
Io sceglierei il Menio, a parte che mi piace molto Paiola e penso che guadagni ogni minuto quando sta in campo, lo guadagna con la sua difesa, con capacità di intendere il gioco, di giocare laddove bisogna giocare un pallone, eccetera. Ma giocatori come Mannion raramente si trovano. Una Toro, che è veloce come lo fulmine, a penetrazione, a tiro, a tutto. Io sceglierei Mannion. Benissimo. Boscia, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione, è stato un piacere ritrovarti, ti auguriamo già buone feste e ti aspettiamo nel 2023. Grazie, anche io. Grazie ancora tantissimo a Boscia Tanjevic. Ciao, un caro saluto, ciao, adesso qualche consiglio della regia e poi torniamo per il gran finale di Chiacchiere in Studio, tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351-6222-831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dick Street 611, eventi, serate musicali e feste. Dick Street 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Ho l'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia.
Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Di nuovo in studio con Sport Club e arrivano un po' di messaggi. Intanto questo lo leggi tu perché io non riesco, proprio non perché non ci vedo, ma è il finale che mi dà fastidio, vai. Allora, è possibile avere una buona inquadratura della signorina? Grazie e sempre forza Juventus. Guarda, abbiamo Marco Serra in regia, ti regalo un primo piano meraviglioso. Non è fatica, vuoi perché le telecamere sono buone, vuoi perché il tecnico è bravissimo, vuoi perché tu sei bellissima. Noi abbiamo fatto contento anche un tifoso della Juve, io non sono riuscito a leggere questo finale perché mi veniva un attimo di fastidio. Però capiamo anche il momento difficile che vive uno juventino, ok? Quindi se vuol vedere una donna abituata a vedere la vecchia signora, noi le facciamo vedere invece una donna giovane e bella, quindi credo che il passaggio sia assolutamente vantaggioso. Altro messaggio, prego. Messina a Bologna verrà fischiato? Messina verrà fischiato quando arriverà a giocare contro la Virtus? Sicuramente, perché ed è spesso a Bologna, spesso anche lui in via Righi, se continua a vedermi, perché va spesso a mangiare lì al Donatello. Ah, grande! Quindi si tratta bene, si mangia benissimo. Sì, sì, si mangia molto bene, però sicuramente non è che è così amato. Poi qualcuno, tu sai, l'abbiamo già detto, cioè dentro il Palazzo dello Sport gli diranno di ogni, per strada ci sono ancora la maggioranza dei bolognesi che hanno stima e rispetto per lui. Perché rispetto, voglio che ci capiamoci molto bene. Allora, Messina è stato uno dei più grandi allenatori d'Europa. A mio parere non è più quello di prima. Mm-hmm. A Milano ha vinto lo scudetto. Se non avesse vinto quello scudetto lì sarebbe stata una debacle, almeno al momento. Aveva fatto le Final Four, però. Che è diverso da vincere, però. No, però già partecipare alle Final Four. Sì. Diciamo che come era partito, partecipazione alle Final Four, uno dice cavoli. Esci in semifinale. Prendi una scoppola. Perdi 4-0 con la Virtus. Vinci lo scudetto alla sesta. Anche perché abbiamo sempre detto di questo arbitro ucraino che forse ha cambiato l'andamento di gara 1, Milano comunque più in forma della Virtus, ma secondo me poteva esserci gara 7. E adesso fuori dall'Eurolega, anche perché mi girano voci, tu mi hai dato un'indiscrezione prima, che lui abbia fatto un discorso molto chiaro sui giocatori nello spogliatoio. Lui è già demotivato rispetto cosa all'Eurolega. Non mi far perdere tempo perché il tempo vola. Cosa ha detto lui? I suoi ha giocatori? Detto che secondo lui l'Eurolega è già andata per lui. E quindi questo sicuramente non è motivante per coloro che stanno nello spogliatoio. Queste sono voci che mi escono dallo spogliatoio di Milano. Un giocatore che ti ha riferito una cosa fondamentalmente. E che anche lui è rimasto un po' così. Se noi abbiamo appena sentito Boscia Tanevic. Tanevic è uno che dice fino all'ultimo, a me piacciono i giocatori che fino all'ultimo sono convinti di vincere anche se sono a meno 10. Figuriamoci, io aggiungo gli allenatori. Secondo me ha più fiducia Boscia Tanevic di Milano nei playoff quasi dello stesso Messina. Non so se è una tecnica di Messina o se quando lui dice che è depressa la squadra è perché lui trasmette in questo momento questa depressione. Io ritengo che sia sempre una somma di fattori. Ci sia una squadra forte ma non trascendentale. Mm-hmm. Con degli infortuni che hanno condizionato, sicuramente le cose non vanno, se ne aggiungono altre, tutto diventa negativo e parte la depressione. Il concetto è la totalità delle cose. Però che in avvengono. Quel momento un allenatore dovrebbe essere colui che motiva. Beh, insomma, guarda i giocatori. Scariolo perde, educatissimo con la stampa, ti spiega perché le cose sono andate male.
ti dice: signori, questa è l'Eurolega, però ha avuto anche un processo di crescita, hai perso male a Belgrado, ma ti mancavano dei giocatori, poi in campionato serenamente domina. Io vedo una squadra che cresce, cioè il lavoro che sta facendo Scariolo, che magari non arriverà ai playoff, mi sembra molto superiore rispetto a quello che sta facendo Messina. Assolutamente sì. A livello emotivo, a livello di immagine per la società, a livello pratico. Assolutamente. Questo secondo me è un dato di fatto. Allora, torniamo un attimo sulla Fortitudo. È una Fortitudo, secondo te, paradosso inviolato, che può pensare di provare ad andare in A1 oppure le sconfitte esterne alla fine incideranno? È una Fortitudo che è consapevole della propria forza. Il discorso di andare in A1 o non andare ne abbiamo già parlato ampiamente, quindi non ci torniamo sopra. Ma ci torneremo un po', perché poi ogni risultato ci farà valutare. Certo oggi non si vince al Paradossa. Di certo oggi non si vince al Paradossa, di certo questa squadra è in crescita, nonostante la mancanza dei due americani, perché Aradori e Fantinelli e Barbante appunto sono tre giocatori che sono dei punti di riferimento, tutta la squadra è incollata molto bene, lo stesso coach Dal Monte sta andando verso quello che, ti ricordi, dicevamo all'inizio, anche quando l'abbiamo avuto ospite, è una squadra che è fatta per correre, non è una squadra, lo stesso reparto lunghi non è così immobile o così affidabile per poter giocare palla dentro, il classico, no? Palla dentro al pivot. È una squadra che deve giocare di corsa, che deve tirare, che deve giocare sugli esterni, e Dal Monte in questo momento sta facendo questo tipo di scelta, e ben premiato. Crescono, se cresce Fantinelli, che riesce a dare un po' di continuità, non dico che debba entrare in tripla doppia ogni fine settimana, però basta molto meno perché questa squadra sia una squadra che può arrivare a una finale. Io credo che sia un giocatore che possa tranquillamente stare a cavallo dei 10 punti e 5 rimbalzi. Hai detto poco. Questo è. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con Sport Club. Io ringrazio l'incantevole Laura, che si è guadagnata lo spazio per la lettura dei messaggi finiti, però volevano il tuo primo piano e io vedi che ti richiamo subito l'attenzione per far contento anche uno juventino. Hai capito? Anche che in questo momento ad altro compensa a cui pensare. Ma anche perché ricordi che se uno juventino ti cade ai piedi, ricordi che non è innamorato, spera che gli fischino rigore. È molto diverso. Grazie Luigi Balduini, grazie a tutti voi per averci seguito. Ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alle 17:30, in replica dopo il pallone nel 7 su ETV Rete 7. State con noi.